but I need his heart. Amici telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Parole per fare parole e benvenuto al nostro autore, Renato Paioli, che ci presenta il libro La verità del tempo. Benvenuto. Grazie, grazie a voi di avermi ospitato nella vostra trasmissione. Tra l'altro siamo dinanzi ad un personaggio artistico a tutto tondo. Così. In quanto ti sei occupato di televisione, cinema, sì. Spot, fatto alcuni spot per la Vodafone. Principalmente nasco come attore, ho studiato come attore, non mi definisco un vero e proprio autore. Ho avuto la fortuna di avere una buona idea, di riuscire a mettere nero su bianco e ho incontrato nella mia strada la Inknot che ha creduto in me. E sei al tuo esordio narrativo. Il mio primo romanzo. Uscito nel 2017, quindi esatto. Freschissimo di stampa. Esatto, sì. Parlaci un po' di te, al di là della narrativa. Bella faccenda, insomma. Tutto quello che hai fatto e allora, che fai e che vorrai fare. Io ho iniziato circa 15 anni fa. E ho fatto l'Accademia in Napoli, 3 anni di studi di recitazione. Dopo la recitazione sono passato a Roma dove ho studiato dizione e poi alla fine non mi sentivo tanto completo. Fondamentalmente il discorso è cosa avere che gli altri non hanno, cosa fare di più. Io credo che il mestiere dell'attore sia quello di esplorare la vita, perché l'attore non fa altro sul palco, davanti alla camera, fondamentalmente regalare quello che ha imparato. Strasberg diceva la valigia dell'attore, l'attore fa esperienza, vive, mette nella sua valigia e ripropone sul palco davanti alla camera quello che ha vissuto, le esperienze. Se non vivo un'emozione non la so dare al pubblico. E quindi ho iniziato a viaggiare per il mondo. Ho fatto Los Angeles dove ho studiato l'Actor Studio, poi New York, Berlino, Praga, Vienna, Londra, Atene, insomma ho viaggiato un po'. Ho fatto tante esperienze e devo essere onesto che ha aperto un mondo e credo che tutte le cose che io abbia fatto nella mia vita mi abbiano portato alla fine anche a scrivere questo romanzo. Quindi non è un punto d'arrivo la scrittura, è solamente un punto d'inizio. Fondamentalmente io credo che tutto sia un punto d'inizio. Non soprattutto scrivere dopo aver raggiunto una certa maturità di esperienza è tutt'altra cosa rispetto a scrivere a 20 anni. Senza quelle dovute esperienze? Beh, onestamente io ho sempre scritto qualcosina, mi sono sempre cimentato in poesie, storielle, tante cose, insomma. Poi sai, fondamentalmente alla fine sono i momenti della vita che ti portano a fare delle cose. Io ho scritto La verità del tempo quando non avevo nulla. Stavo cercando casa, tutti i giorni ero per strada, in un bar magari a prendere caffè perché non avevo un mio ufficio, un posto mio, ero io col mio computer, cosa fare? E quindi la scrittura, questa è una cosa bellissima, che tante volte tu che sei un attore, solitamente le persone che vivono di immagine non sono così psicologiche, se mi concedi il termine. Sì, introspettive, sì. Tu parli dell'introspezione. Ma guarda, quindi io credo che si vive molto più di apparenza in un determinato settore. Beh, ed è strano incontrare una persona anche sensibile. Sai cos'è? Io credo che tutti gli attori, quelli che sono realmente attori, hanno la capacità di guardarsi dentro e di far sì che mettano fuori il loro vissuto, le loro esperienze. Molto spesso, sfortunatamente, oggigiorno vediamo, non so come definirli, non so se definirli artisti, showman, ma chiamiamoli così, che fanno una piccola cosa e credono di essere attori. Fare l'attore, fare l'artista non è facile. Fare l'artista è vivere una vita di gelo, una vita di solitudini, di tanta sofferenza, tante difficoltà e non è facile e non è quello che si vede. Le persone vedono la punta dell'iceberg quando qualcuno arriva. Bisogna un attimo vedere come ci si è arrivati, bisogna vedere il percorso che si è fatti e ti dirò una cosa, gli artisti, gli attori, gli scrittori, quelli più bravi sono quelli non conosciuti, quelli che ancora non hanno avuto il loro, come dire, il loro momento esordio. Di gloria, ma forse perché non vengono compresi dalla maggior parte delle persone. Penso anche che Van Gogh non è stato riconosciuto alla morte.
Perché comunque la massa si ferma alla superficialità. Assolutamente sì. Quindi chi è bravo, 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 fondamentalmente è destinato ad essere compreso forse anche tardi. Molto dopo, molto dopo. Passiamo al libro, Sì. con ambientazione Napoli. Come mai proprio il paesaggio partenopeo? Perché Napoli mi ha salvato. Io devo a Napoli tanto, devo a Napoli tutto quello che sono. La mia Tu sei sopravvivenza. napoletano Io sono napoletano? napoletano napoletano, con origini americane. Il mio bisnonno era americano e si è trasferito a Napoli sposando una napoletana. Quindi poi, vabbè, io sono nato qui, quindi non ho nulla a che fare con l'America. Chiaramente l'essere napoletano, lo dico, ti dà una marcia in più. Ti dà una marcia in più. E mi ha permesso di sopravvivere anche all'estero. Io sono andato a Los Angeles E quindi con sei riuscito ad adattarti tranquillamente. ovunque. Il napoletano Trova casa riesce. Sì, ovunque. c'è un vecchio detto Lasciando però sempre napoletano. le radici qui. Questo è chiaro. Ma io qui voglio restare, io non voglio andare Questo è un bel altrove. messaggio che lanciamo. Dici? Restare qui, perché la maggior parte delle persone pensano che sia giusto andarsene. Ma sai, ci vuole tenacia, molti dicono, andiamo via perché le cose non cambiano. Non cambiano se non resti per cambiarle. Sì. Sono assolutamente E poi d'accordo. durante il percorso si incontrano delle persone che si uniscono a te e si Ti crea danno spunti interessanti per andare avanti. anche, e si crea la ciurma, sai, Sì. con Certo. una ciurma tu puoi fare un viaggio. Il tuo libro è definito un noir che mette in luce il lato oscuro dell'amore. Qual è questo lato oscuro dell'amore? Dipende da cosa intendiamo per amore, esistono diversi tipi di amore. Nel mio libro non è il classico amore, non è l'amore di coppia, che molto spesso viene inflazionato nei racconti, nelle storie e molto spesso si vive con immaturità. Io credo che l'amore sia una cosa talmente bella, profonda e speciale che vada vissuta con maturità. Ecco. Al di là della storia d'amore, tante volte c'è più amore in una non storia d'amore che in una storia d'amore ufficiale. Ma tante volte le storie d'amore non sono altro che infatuazioni. Il vero amore, quello vero vero, è quando tu conosci bene l'altra persona, l'accetti per quella che è, soprattutto quando conosci i lati oscuri di quella persona, li accetti e è lì che è l'amore. L'amore non è gli occhi a cuoricino, non Innamorarsi della è parte bella di una persona. innamorarsi È della troppo facile. proiezione di quello che È si troppo facile poi immagina dell'altra persona. innamorarsi della parte bella. Sì. Siamo capaci tutti. Il Semplice, no? titolo, La verità del tempo. Come mai questo titolo? Pensi che il tempo prima o poi conduca alla verità? Ma tutti i nodi vengono al pettine, no? Dice il detto. Io credo che la verità sia una bellissima cosa, che se tutti la utilizzassimo il mondo sarebbe più Un mondo facile, no? migliore. Più facile, più facile. Tu immagina se le persone si dicessero le cose così come le pensano. Leggiamo subito qualcosa del tuo Sì. libro. Allora, leggiamo un estratto. Leggo la parte iniziale del mio libro, che è molto cinematografico. Mi è stato detto che il mio libro si vede, non si legge. Napoli. È ora di cena e sta diluviando sulla città partenopea. I vicoli del centro storico sono bui. L'acqua mitraglia le strade. I tuoni fanno da colonna sonora, mentre i lampi creano una fotografia psichedelica. Un urlo si unisce al tuonare del cielo, seguito dal rumore di alcuni piatti rotti. Una donna esce da un vicolo che conduce su via Santa Chiara. La percorre di corsa, ha qualcosa tra le braccia. Il vicolo è buio e non si riesce a capire che cosa porti, tantomeno a vedere il viso della donna. Corre e urla in dialetto napoletano con la voce spezzata dall'affanno. Aiuto, aiutatemi. Svolta per via Benedetto Croce in direzione Piazza del Gesù Nuovo. Corre e urla. Dietro di lei nel buio un'ombra la insegue. A fatica la donna arriva davanti ad un cancello. È quello dell'atrio della chiesa di Santa Chiara. Montato all'interno delle spesse mura, per un attimo la donna si sente nascosta e protetta. Scuote forte il cancello e grida di aprire. L'ombra è dietro di lei. Sembra non scorgere la donna. Si guarda intorno e prosegue. La donna smette di urlare.
Questo Dove è disponibile il tuo libro? è l'intro del libro. Vabbè, si può acquistare sui principali store digitali, sia in versione cartacea che ebook, librerie Ubic a via Benedetto Croce, Mondadori Store a Piazza Vanvitelli e sul sito della Inknot, www.inknot.it. Progetti futuri? Progetti futuri. Ce ne sono un bel po'. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. È in scrittura la sceneggiatura della Verità del Tempo, che sarà un film per il 2018, lo gireremo quest'inverno, e una serie a pillole che molto non sappiamo carina. Ancora, molto a carina, una detto. Sitcom, sì, si chiama Sex Love, che va un po' a rispondere a quello che sono le domande, i tabù sul sesso qui in Italia. Quindi parliamo un po' di questa sitcom, come sarà organizzata. Allora, è nata un po' per caso, mi è venuta in mente mentre ero in palestra e facevo gli addominali e vedevo le persone che gingillavano e giocavano e scherzavano tra di loro e pensavo, ma ammazza, in quanti si tradiscono e gli altri non lo sanno. E mi è venuta questa idea, mettere due coppie all'interno di una casa, due coppie con vissuti diversi e cercare di rispondere ad un quesito. Esiste il sesso senza amore e l'amore senza sesso? Queste due coppie con un retaggio diverso cercheranno di convivere per 60 giorni e vedremo cosa accade. Se dovessi rispondere adesso in 10 secondi a questo quesito, cosa risponderesti? Esiste il sesso senza amore. Esiste. Sì, esiste. Questa serie è scritta da me, Giampiero Pumo, William Angiuli, che sono due sceneggiatori, uno di Roma e uno di Milano, entrambi attori e sceneggiatori. Abbiamo unito elementi di tutta l'Italia, sud, centro e nord. E vediamo, a settembre iniziano le riprese, vediamo come andrà. Grazie Renato. Grazie a voi di avermi ospitato. Ci hai dato bei spunti di riflessione. Ti ringrazio. In bocca al lupo. Grazie. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata. Linea a Giusy Cotticella.